Nonostante la pioggia incessante, la solidarietà non si è fermata. Con un calcio all'indifferenza e con il progetto Nessuno Escluso, si è giocato ai campi del Lucento una partita di solidarietà e per sensibilizzare l'associazione. Ingegno e Terzo Tempo. Siamo con il presidente dell'associazione Terzo Tempo, Gianfranco Bono. Allora, il progetto nasce dall'idea di mettere insieme la realtà della disabilità fisica, psichiatrica, relazionale, mentale e gli istituti superiori delle scuole di Torino. Una giornata di sport integrato che permette di mettere insieme queste difficoltà, di parlare di psichiatria, di parlare di difficoltà anche con ragazzi normodotati. Quindi l'idea è un po' di quella di condividere un momento di sport insieme. Quest'anno abbiamo quattro squadre, una da Genova, una squadra del Dipartimento di Salute Mentale di Genova, poi abbiamo una squadra Ingegno Calcio Terzo Tempo, che è la nostra squadra, diciamo, rappresentativa del torneo, che è composta completamente da ragazzi con disabilità e tutor, e l'Istituto Boselli e l'Istituto Russell, che sono due istituti che al loro interno hanno ospitato dei ragazzi disabili nella loro squadra, fino a un minimo di 5 ragazzi disabili all'interno. Noi siamo l'associazione Terzo Tempo, ci occupiamo di disabilità e proponiamo sport, in particolare calcio, da molti anni, e insomma il nostro intento è quello di fornire uno spazio di socializzazione normale, diciamo, ai nostri ragazzi, di socializzazione, di conoscenza, di sport protetto, diciamo, con un minimo di protezione rispetto a quello che possono essere i tornei normali, e cerchiamo in qualche modo di fornire loro la possibilità di essere legittimati a giocare come tutti gli altri. Questo torneo si chiama Nessuno Escluso, nel senso che in campo l'invalidità, le disabilità e le differenze possono essere colmate dallo sport e dal gioco del calcio. E questa è la nostra intenzione, il nostro tentativo. Sì, abbiamo vinto tutti oggi, tanto l'importante era star qua oggi. Oggi ha vinto lo sport. Esatto, bravo. Grazie di tutto. Vi salutiamo, ciao. Ciao.